Don Tarcisio dalle fabbriche, parroco di Santa Lucia, ci racconta Lorenzo, visto dai suoi occhi, dopo la decisione di intitolare una sala parrocchiale al ragazzo deceduto la notte fra l'1 e il 2 novembre in un incidente automobilistico lungo la circonvallazione di Faenza. Ragazza che frequentava qui, non assiduamente per quello che riguarda la chiesa, ma invece era abbastanza assiduo per il fatto degli impegni sportivi. E poi è cresciuto qui, adesso faceva con altri ragazzi la preparazione professionale di fede, aveva fatto 2 anni e quindi questo è quello che può Era servire. più grande di 2 fratelli, giusto? Allora, lui ha una sorella, poi ha avuto, questo l'ho imparato in questi giorni, anche una figlia, perché prima ancora di questi due qui, che aveva qualche problema di salute ed è morta a 6 anni. Quindi questo è il secondo morto figlio di famiglia. Poi ha una sorella che ha 11 anni. L'ha incontrata la famiglia? La mamma è molto forte, il babbo molto chiuso attualmente. E la mamma è una signora molto forte, appunto, che ha detto che voleva incontrare il ragazzo che guidava la macchina, anzi anche l'altro che l'ha trasportato, e so che ieri alle 2 si sono incontrati due ragazzi con le rispettive mamme, non so il papà perché adesso ne abbiamo parlato, e sono andati a casa dei Foschini per appunto l'incontro con la mamma. Mi ha chiesto assolutamente di non dare alcuna colpa al ragazzo Davide che guidava, quindi per me è una signora che ha un altissimo livello morale e quindi ha saputo gestire con sentimento buono anche la problematica della famiglia, insomma. Peraltro Lorenzo era qua un compleanno. Il compleanno non era qui, il compleanno era a casa della ragazza che compiva gli anni e quindi non era qui, era un po' distante da qui, un chilometro scarso, e lì si c'ero anch'io, sì, infatti il compleanno era alle 8:30 e c'erano un'ottantina di ragazzi che appunto dopo io sono andato via. Un'ultima domanda, lei che comunque segue i ragazzi anche qui in parrocchia, insomma, un consiglio perché queste tragedie non avvengano, non mai più, però magari il meno possibile. Forse tutta la cultura da cambiare, anche perché io sono vissuto, io domani ho 67 anni, quindi sono vissuto in un ambiente in cui la notte era il momento del riposo, non era il momento invece di essere vissuto come vita. Dopo le conseguenze sono tutto qua, ma è la società che oggi cerca di togliere i tempi di riposo e di esaltare le persone che vanno oltre il limite. E questo è il male grosso, perché quando c'è un limite aiuta. Se lei invece va oltre il limite, è un super se lo supera, ma può anche non superarlo.